una nuova eclatante svolta potrebbe essere in vista per il caso del mostro di Firenze grazie alla scoperta di un DNA sconosciuto su uno dei proiettili utilizzati nell'omicidio di Nadine Mauriot e Jean-Michel Cravaischvili. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall'ematologo Lorenzo Iovino, un rinomato esperto italiano che lavora negli Stati Uniti. Iovino, incaricato dall'avvocato Vieri Adriani, che assiste i familiari delle ultime due vittime del mostro, Mauriot e Cravaischvili, ha effettuato un'analisi approfondita che ha rivelato la presenza di un DNA ignoto sui proiettili. Questo DNA è stato trovato anche su proiettili di altri due omicidi. In una dichiarazione, Iovino ha spiegato: «Ho estratto integralmente la sequenza del DNA, scoprendo una parziale sovrapposizione con quella identificata su altri proiettili rinvenuti in due omicidi precedenti. Horst Wilhelm Meyer e Jens Uwe Rüsch, uccisi il 9 settembre 1983, e Pia Rontini e Claudio Stefanacci, trovati morti il 29 luglio 1984. Questo potrebbe essere un possibile segno distintivo del mostro di Firenze, forse lasciato al momento di ricaricare l'arma». Alla luce di questa scoperta significativa, l'avvocato Adriani ha chiesto che vengano effettuate tutte le comparazioni possibili con i reperti disponibili e con i profili delle persone indagate nel corso del tempo. Se i familiari lo permetteranno, sarà richiesta alla procura la riesumazione del corpo di Stefania Pettini, uccisa il 14 settembre 1974. Secondo la consulenza del medico legale, è possibile che Pettini abbia lottato con l'assassino e potrebbero esserci campioni biologici rimasti sotto le sue unghie. Da anni, la famiglia delle due vittime francesi lotta per ottenere verità riguardo a uno dei più gravi misteri italiani. Il delitto di Mauriot e Cravaischvili, noto come il delitto degli scopeti, è stato l'ultimo attribuito al mostro di Firenze. Questa lunga serie di crimini ha seminato il panico in Italia, con 16 vittime in 17 anni, fra il 1968 e il 1985. Il principale sospettato, Pietro Pacciani, fu condannato all'ergastolo nel 1994, ma successivamente assolto. L'assoluzione fu poi annullata dalla Cassazione. Quando Pacciani morì, il 22 febbraio 1998, era in attesa di un nuovo processo d'appello. Recentemente, la figlia di Nadine Mauriot, Anne Lanciotti, è stata a Firenze per opporsi all'archiviazione dell'ultimo stralcio di indagini ancora aperte sui duplice omicidio del mostro. Lanciotti chiede che l'inchiesta continui, ritenendo che ci siano ulteriori scoperte da fare. La donna ha rievocato il profondo dolore per la perdita della madre, avvenuta quando aveva solo 5 anni, e ha espresso rabbia, definendo l'omicidio di Nadine come un femminicidio. Con commozione ha detto: «Ricordo mia madre come una donna allegra, dolce, innamorata delle sue figlie. A casa nostra era sempre una festa». Ma poi la luce nella sua famiglia si è spenta. Oggi aggiunge: «Non chiamatelo mostro, il termine mi rattrista. Evoca qualcosa di disumano, ma in realtà ci troviamo di fronte all'operato di persone affette da gravi disturbi mentali». A Firenze, al suo fianco, c'era Salvatore Maugeri, amico d'infanzia del compagno di Nadine, che ha dichiarato: «La giustizia italiana ci ha tradito. Siamo stati abbandonati di fronte a un dramma orrendo». C'è grande attesa per questo ultimo filone d'inchiesta. Oltre a Pietro Pacciani, anche i cosiddetti compagni di merenda, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, furono condannati in un processo parallelo. I legali di Vanni sono convinti che, grazie alle nuove tecnologie, si possa dimostrare che l'ultimo delitto attribuito al mostro di Firenze non sia avvenuto la domenica, ma almeno 48 ore prima rispetto alla data stabilita dai consulenti dell'epoca. Esiste anche il sospetto di un nome inserito inizialmente nelle liste degli investigatori, poi scomparso e dimenticato. L'avvocato Nino Filastò, storico difensore di Mario Vanni, morto a 83 anni e fra i più strenui oppositori della teoria sui compagni di merenda, sosteneva che il vero serial killer fosse ancora in libertà. Secondo lui, i condannati erano poveri cristi, vittime di un errore giudiziario. Filastò era convinto che il mostro fosse un poliziotto, un assassino che utilizzava tecniche tipiche delle forze dell'ordine. In un'inchiesta condotta dalla Procura di Perugia,
il medico perugino Francesco Narducci fu considerato il mandante degli omicidi e la mente dietro Pacciani, Vanni e Lotti. Nel 1988 fu avviato un procedimento contro il farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, accusato dall'ex moglie di essere fra i mandanti dei delitti del mostro. Tuttavia, l'uomo fu assolto con rito abbreviato perché il fatto non sussisteva. Oggi, la speranza di riscrivere la storia dei delitti del mostro è legata a una cartuccia Winchester serie H trovata nell'orto di Pacciani, considerata parte dell'arsenale del mostro. Una perizia, però, ha dimostrato che non appartiene alla calibro 22 usata per i delitti. Quella pistola manca ancora all'appello, così come mancano le 17 fotografie della coppia assassinata a San Casciano, foto che sarebbero fondamentali per ricostruire i momenti felici dei due e il contesto in cui furono scattate. Questi reperti, insieme ad altri, sono spariti, così come i nomi dei responsabili di altri tre delitti commessi nello stesso periodo. L'inchiesta potrebbe ripartire grazie all'analisi del DNA. Sembra che il mostro di Firenze debba ancora essere trovato.